Tutti gli anni mi soffermo a spiegare il significato anche storico della Pentecoste, partendo da lontano, ovvero dall'Antico Testamento. Sì, è vero, bisogna insistere nel sottolineare che le principali festività cristiane, Pasqua e Pentecoste, affondano le loro radici nella religiosità ebraica. E la religiosità ebraica, a sua volta, ha ereditato le feste dal mondo agricolo. In seguito hanno preso il sopravvento determinati avvenimenti storici. La liberazione del popolo eletto dalla schiavitù egiziana, ecco la Pasqua, e la promulgazione della legge a Mosè sul monte Sinai, ecco la Pentecoste. Questa in sintesi l'origine delle due feste. Con il cristianesimo, la Pasqua e la Pentecoste hanno cambiato contenuto. La liberazione è rimasta, ma la schiavitù è quella relativa al peccato che ha reso l'uomo schiavo di se stesso. Insisto nel distinguere i peccati dal peccato che ha reso l'uomo schiavo di se stesso, cioè ha creato quel disordine che mette a soqquadro il disegno originario di Dio, quindi il peccato è la fonte di ogni peccato. Così pure la legge è rimasta, ma ora si parla di grazia, che è il dono dello Spirito Santo. Quindi il contenuto, vedete che è diverso. Dunque un vero salto di qualità, che comporta anche un'apertura di orizzonti. Da festività legate alla storia di un popolo si è passati a festività che coinvolgono l'intera umanità. Ma questo è possibile se non si rimane ancora vittime di una religione, perché, insisto, ogni religione, volere o no, ha i suoi limiti, i suoi paletti, i suoi orizzonti. Ma dire ancora Pasqua significa commemorare un avvenimento storico che ha un suo passato. Cristo è stato condannato, è morto su una croce ed è risorto. La Settimana Santa ancora, forse per fortuna, una sua forte connotazione storica. Si vorrebbe rivivere, certo con fede, avvenimenti che hanno interessato il Figlio di Dio, volere o no, e sembra di gustare intensamente, anche emotivamente, gli eventi pasquali, soprattutto quando lo ricordiamo con la solennità di riti suggestivi. Ma la Pentecoste non ha nulla di tutto questo. O meglio, oggi ha perso ogni contatto con il passato. È rimasta una festa, supposto che i cristiani si accorgano che oggi, con questa messa prefestiva e domani, è la festa di Pentecoste. Forse un bene in un certo senso, se ciò che rappresenta la Pentecoste non è ridotto a un solo giorno, ma è diffuso nell'arco del tempo. La Pentecoste, più che un evento da commemorare, è l'anima della realtà, ma dubito che ce ne rendiamo conto. La cosa davvero impressionante è questa. Lungo la storia della Chiesa sembrava che, più che naturale, che lo Spirito Santo crescesse al pari dello sviluppo del cristianesimo. Ma la Pentecoste man mano perdeva di intensità, diciamo, invasiva. È rimasta una festa da celebrare in una determinata data dell'anno, 50 giorni dopo la Pasqua. Così dice anche il nome Pentecoste. E il nome deriva dal fatto che la promulgazione della legge sul Monte Sinai è avvenuta 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto. Anche quando ero studente di teologia, ci dicevano che lo Spirito Santo era l'eterno sconosciuto. Nessuno ne parlava. Il popolo di Dio lo ignorava. La fede cristiana era tutta centrata su Gesù, la Madonna e i Santi. Il tutto in una devozione popolare davvero edulcorata e senza alcuna radice, diciamo, teologica. Lo Spirito Santo,
l'eterno sconosciuto. E oggi? Sì, se ne parla un po' di più, se ne parla i ragazzi della cresima, ma non saprei con quale effetto. Che cosa pensano i nostri ragazzi dello Spirito Santo? Che idea se ne sono fatta? Quando ero piccolo ero intimorito dal dover imparare a memoria, allora si usava, oggi vabbè, un po' di meno, i sette doni dello Spirito Santo, senza poi capirne granché, anche perché non ce li spiegavano. Eravamo preoccupati di elencarli nella sequenza esatta: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Ogni parola risuonava un po' vaga. Eppure non sono una scoperta del cristianesimo o della Chiesa cattolica. Troviamo questi doni enumerati nel libro del profeta Isaia, al capitolo 11, dove, parlando del Messia che verrà, il profeta dice che sarà ricoperto dallo Spirito del Signore, che è spirito di sapienza e di intelletto, eccetera, eccetera. Se ci facciamo caso, i doni dello Spirito non appaiono del tutto estranei alla nostra natura umana. Non sono doni nel senso che sono calati dall'alto, come se solo i credenti avessero il diritto di possederli. Sì, sono doni, ma in che senso? La parola dono, bisognerebbe spiegarla. Anche la nostra vita è un dono, così si dice. Poi, che lo sia, ovvero un dono, perciò qualcosa di prezioso, in realtà non è sempre facile da accettare. Certo, bisognerebbe educare i nostri ragazzi a rendersi conto della preziosità della vita, e non solo in certe circostanze tragiche. È la mia rabbia. Quando muore un ragazzo di 20 anni per una grave malattia o per un incidente stradale, ci vuole poi poco per dimenticarsene, un giorno o due dopo il funerale, e si torna più scriteriati di prima. Si piange il momento. Tutto è un dono, anche la natura che ci circonda, tanto più se abbiamo la fortuna di vivere in un contesto ambientale da paradiso come il nostro. Ma i doni li prendiamo come beni da sfruttare. Classico, no? Il detto. O come bello, quanto costa, no? Ecco, subito la bellezza la confrontiamo a un costo. Ma i doni li prendiamo come beni da sfruttare, questo non da oggi, anzi da sempre, giustificandoci magari con la Bibbia che abilmente interpretiamo su misura dei nostri bisogni. I doni dello Spirito Santo, se ci soffermiamo attentamente su ciascuno di questi, ci accorgiamo che fanno parte del nostro essere. Non penso che solo i credenti abbiano il diritto e il dovere di essere sapienti, intelligenti, forti, eccetera, eccetera. È nel nostro essere umano. Perché allora invochiamo lo Spirito perché ci dia i sette doni? Non sarebbe più giusto dire che dobbiamo invocare lo Spirito perché ci renda coscienti di ciò che siamo? E ciò non è possibile senza la sapienza, l'intelletto, eccetera. L'opera vera dello Spirito Santo consiste nel risvegliare in noi le nostre più autentiche risorse. Ce le abbiamo dentro da quando siamo nati, e lo Spirito, ecco, ha questa forza di risvegliare dentro di noi, man mano cresciamo, le nostre più autentiche risorse, capacità, potenzialità. Già l'ho detto, la migliore definizione dell'essere umano che ho trovato, no, è questa: noi siamo una ricchezza imprevedibile, quasi infinita, di potenzialità. Ma pensate alla parola, cosa vuol dire potenzialità? Il che significa: abbiamo risorse o energie interiori che neppure noi conosciamo. Potremmo, se vogliamo, meravigliarci in continuazione e meravigliare l'universo. L'universo come entità fisica non ha quelle risorse che abbiamo noi. Eppure tutti i giorni assistiamo a scoperte che ci lasciano talora di stucco. Ma chissà perché,
non facciamo gli stessi sforzi per scoprire le risorse che ci sono dentro di noi. In fondo, l'espressione di Sant'Agostino è diventata famosa, no? Il nostro cuore è irrequieto finché non riposa in te, o Signore. Possiamo anche interpretarlo così: solo l'infinito potrà appagarci in pienezza, il che significa, se è vero che, come dice la Bibbia, che siamo fatti, stati creati a immagine e somiglianza di Dio, non possiamo contentarci di vivere alla giornata, per quanto ci basta, per quel poco di gioia che riusciamo ad afferrare. Siamo fatti per l'infinito, dentro di noi ci sono risorse imprevedibili, ci sono possibilità sempre pronte a farsi reali. È vero che la Chiesa parla bene, no? Ecco, su queste cose ce le dice anche tutti i giorni, no? I discorsi del Padre, eccetera, eccetera. Poi lasciamo stare, poi la Chiesa, ecco che cosa sta facendo, lo vediamo anche in questi giorni, no? È inutile che il Papa si metta a dire che è vero che l'ha detto Gesù Cristo, che la Chiesa è fondata sulla roccia, d'accordo? Siamo tutti d'accordo, ma non sfidiamo la pazienza di Dio, eh? Ecco. Però lo Stato è veramente nella miseria più assoluta, come ideali, ma che cosa ci propone? Io dico anche quando c'è un partito che adesso sta emergendo, no? Eccetera, eccetera, no? Ma che cosa vuole? Quali sono i suoi sogni, i suoi ideali, le sue proposte, ma veramente di bene comune? Nulla! Io non li vedo nella politica di oggi. Vorrei almeno dire qualcosa sul secondo brano della Messa, che è tolto dalla prima lettera che San Paolo ha indirizzato ai cristiani di Corinto. Si parla di doni e si parla di carismi. Una pagina che è stata fatta propria, ognuno a modo suo, dalle congregazioni, dagli ordini religiosi e ultimamente dai benedetti o stramaledetti movimenti ecclesiali. Ogni congregazione o ordine religioso o movimento ecclesiale vorrebbe appropriarsi di un carisma particolare. Soprattutto qualche anno fa, penso 20-30 anni fa, ecco, gli ordini erano alla ricerca del loro carisma, l'avevano un po' perso, no? Sentiamo spesso ancora dire siamo alla riscoperta del nostro carisma, o segno che l'hanno perso, l'hanno dimenticato. Oggi si sente parlare di meno di questa urgenza, i casi sono due, o hanno ritrovato il loro originario carisma o hanno perso ogni speranza. E si preferisce allora puntare sul nuovo. Costa di meno e rende di più. Si inventano nuove associazioni, nuovi gruppi, nuovi movimenti, ciascuna o ciascuno con un suo nuovo carisma. Tranne che un tempo c'erano fondatori che erano santi, no, quasi tutti i fondatori di ordine o no, erano santi. Oggi si fa di tutto per canonizzare i fondatori per dare prestigio alla loro creatura, che certe volte è un mostro. Gesù aveva detto, dei loro frutti li riconoscerete. Come si può canonizzare ad esempio Don Luigi Giussani? Se si dovesse guardare i frutti di comunione e liberazione, me lo spiegate? Ma qualcuno me lo deve poi spiegare, eh? Forse pur nella straordinaria bellezza delle differenze, ma non so se mi capite, altrimenti io non dico la parolaccia. Si vuole, anzitutto, non perché magari Don Luigi Giussani era una brava persona, un bravo prete, io dico, e sono anche sicuro che lo era, ma si vuole canonizzare, per canonizzare comunione e liberazione, per giustificarla, e questo è il problema vero. Allora mi arrabbio. Forse, pur nella straordinaria bellezza delle differenze, della varietà dei carismi, doni dello Spirito Santo che ama il pluralismo, non si è ancora capito che il cristianesimo sta al di sopra di tutto ed è qui che ci si disperde su strade che portano lontano. Ogni strada diventa l'unico quasi e si pretende di farne la via maestra. Il cristianesimo ha mille strade, ma tutte portano verso l'umanità. Il cristianesimo, non la Chiesa Cattolica. Che cos'è allora il carisma? Sentiamo parlare, no? Quella persona è carismatica, carisma, e deriva da carisma, no? E cosa vuol dire carisma?
Distinguiamo in psicologia e la capacità di esercitare una forte influenza su altre persone. Ecco perché diciamo che uno è carismatico. In campo religioso assume il significato di dono. Carisma deriva dal greco charisma, che a sua volta deriva dal sostantivo charis, cioè la parola charis, carità, charis, che significa grazia. La parola grazia può avere diversi significati, tra cui avvenenza, anche favore, benevolenza, ricompensa, ma non è difficile intuire che la parola grazia, la parola, rimanda anche alla gratuità, gratis, grazie, no? Ecco, non è che me ne invento io, queste assonanze. Grazia è gratuità. Ecco perché una cosa è bella, avvenente, perché ha in sé la gratuità. In questo senso dobbiamo leggere l'espressione nota: solo la bellezza salverà il mondo, solo la bellezza salverà il mondo, ovvero solo la gratuità salverà il mondo. Torniamo alla parola carisma di cui parla San Paolo ai cristiani di Corinto. È un dono di Dio, perché perciò è qualcosa di gratuito, tutto ciò che Dio dà è gratuito. E tale deve rimanere, ovvero gratuito. Io vi dico queste cose che sembrano astratte, ma se dovessimo applicarle, siamo a terra tutti, siamo tutti in crisi. Ora mi domando, dove stia la gratuità negli ordini religiosi, nelle congregazioni, nei moderni movimenti ecclesiali? E poi è chiaro che si prendono tutte le scuse, tutte le giustificazioni, eccetera, eccetera, no? Ma è chiaro. Diciamo in genere, esiste la gratuità nella Chiesa? Nelle nostre comunità parrocchiali? Sempre San Paolo parla di diversi ministeri, di diverse attività, di diversi linguaggi comunicativi, la sapienza, la conoscenza, la fede, eccetera. Ma uno solo è lo Spirito, che agisce sempre con l'unico scopo che è il bene comune. Ecco, no? Bene comune. Ogni ordine o congregazione o movimento ecclesiale, diciamo anche, ogni comunità cristiana tende al bene comune, dovrebbe. E il bene comune non va identificato con la Chiesa, struttura, religione, perché il bene comune va oltre, riguarda l'umanità intera. Il bene comune non è quel volerci bene che pianifica ogni differenza di doni, non è quel uniformarsi per andare d'accordo. Io sto male quando sento queste robe, eh? E dai, dobbiamo andare d'accordo, cediamo un po' tutti. Ma cosa vuol dire questo ragionamento? Ma casomai quella tensione al meglio che fa sì che ognuno, con i suoi doni, con i suoi carismi, con i suoi ministeri, collabori per il bene dell'umanità.